Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph Gamer e benvenuti in questo nuovo video. Come vedete ci ritroviamo su Star Wars Battlefront. In pratica qui ci sono delle persone che sono eroi ed altri malvagi. Noi facciamo parte ovviamente dei malvagi, non si sa come, ma scegliamo sempre la fazione più cattiva di tutte. Cerchiamo di eliminarlo bene. Probabilmente la partita è già iniziata perché mi sembra tutto molto strano. Eccolo qua, guardalo, questo è un eroe. Eroe ferito. Raga, quanta vita ha costui? Meglio costei, mettiamola così. Guarda, guarda, eroe ferito. Allora, mi sono anche scottato mentre cercavo di fare una ricarica veloce. E ora eliminiamolo. Probabilmente non mi ha contato che l'ho ucciso io. Però vedo qualcuno là. L'uccisione è mia. Eroe sconfitto mi ha dato un bordello di punti esperienza. Mi raccomando ragazzi, lasciate un bel mi piace. Proviamo a superare i 1500. E vedo un po' di gente laggiù. Guardate quanti ne sono là. Allora, assistenza, qualcosa di critico ho fatto. Guardate come si lanciano loro. Io sono un semplice soldato. Mamma mia ragazzi, che scontro che stiamo vedendo. Continua a colpire, eroe ferito. Dai ragazzi, questo riusciamo a sconfiggerlo. Aspetta, aspetta. Ce l'ho fatta, eroe sconfitto. Mamma mia ragazzi, quanti punti esperienza fai con questa modalità? Solo che mi stanno uccidendo. Aspetta, nulla raga, alle spalle. Vabbè, era un eroe, infatti Ian Solo. Vabbè ragazzi, poco importa. Riprendiamo subito la partita. Quanto siamo? Siamo 3-1 però ragazzi, con un punteggio davvero niente male. Tra l'altro ve lo dico da subito, è la prima volta che provo questa modalità. A quanto pare anche piuttosto breve. O forse no, è solo il primo round. Come vedete sta per iniziare il prossimo round. E quindi ragazzi, sono l'imperatore. Sì, che poi raga non ho mai capito come cavolo si pronuncia. Se Palpatine, Palpatine. Anche i film stessi, raga, hanno difficoltà a capire come si pronuncia, perché da quanto ne so, alcuni film hanno avuto difficoltà proprio nella pronuncia. Vai che lo distruggiamo. Aspetta, aspetta, sei mio. Colpito? Peccato che non mi abbia dato l'uccisione, Probabilmente in questa modalità ci si alterna un po', nel senso che alcuni sono i buoni, alcuni i cattivi, a turno in ogni partita. Ne vedo arrivare alcuni da là. Dai che mi sta anche ferendo lui. Mamma mia raga, sei indistruttibile. Porca miseria, posso volare? Vediamo un attimino. Oh sì, se posso volare. E quindi eroi sconfitti. Ragazzi, abbiamo vinto. E sono anche l'ultimo nemico rimasto in vita. A quanto pare quindi in ogni round ci si alterna. In uno sei uno dei malvagi oppure uno degli eroi. E nell'altro sei un soldato semplice. Vabbè, mi sembra giusto. Quanti siamo in squadra? Dovremmo essere tipo 6. Ogni volta quindi 3 sono soldati imperiali ed altri 3 sono malvagi oppure eroi. Allora da là vedo un bordello di gente. Vedo già qualche Jedi in lontananza. Vediamo se riesco ad eliminare lui. Vabbè raga, ma come cavolo faccio ad eliminare lui? Da solo purtroppo non mi è possibile. Allora, non so perché non mi fa lanciare alcune cose. Non so se qualche abilità degli eroi mi inibisce la possibilità di lanciare le granate. Raga, non me le faceva lanciare. Vediamo un po'. Ecco, se premo R1 adesso me lo fa fare. Boh, teniamoci in mano quest'arma e usciamo all'esterno. Allora, vediamo un po' chi colpire. Vedo già qualcuno lì. Preso? No, raga, non l'ho preso bene alle spalle. Ma come cavolo corre lui? Cioè, raga, è velocissimo. Però stiamo vincendo, mi sa. Sì, dovremmo essere in vantaggio di un round, se non ho capito male. Allora, vediamo un po' da qui chi proviene. Anzi no, da quest'altro lato chi proviene. C'è gente di qua. Vedo esplosioni random arrivare da ogni dove. E quindi i malvagi sono stati sconfitti. Purtroppo ragazzi, i nemici hanno conquistato un altro round. Sono un'altra volta un eroe. Non vedevo l'ora ragazzi, questa modalità è proprio figa Solo che è forse un po' troppo sbilanciata secondo me. Cioè gli eroi e i malvagi sono davvero troppo forti rispetto a tutti gli altri. Almeno questa è la mia idea, Vediamo un po' chi riesco a beccare qui. Ma ciao, tu sei mio. Assistenza uccisione. No, l'ho ucciso io invece. Dovrebbe esserci, eccolo là. Ma ciao, mio eroe. Vediamo se riesco a beccarlo. No, raga, ha sconfitto Boba Fett. Maculinea. Che cavolo di nome è questo? Guarda come vuole colpirmi. Sei messo all'angolo, caro mio. Colpiamolo, ultimi colpi. Dai, che cosa sto facendo? Non lo so. Sì, l'abbiamo ucciso. Ora dobbiamo vedere se qualcuno è all'esterno. Guardalo qui lui. Aspetta, ucciso, nemico sconfitto. E mi sembra di aver visto dei movimenti su. Vediamo se riusciamo ad andare anche noi.
Voliamo un attimino bene ed eccoli qua. Oh, miei cari. Allora, spostati, si mette davanti questo. Allora, devo entrare all'interno e ucciso. Ragazzi, ho ucciso un eroe e ho sbloccato anche il potere della forza, questo trofeo. Aspetta che mi sta uccidendo. Probabilmente, ecco, farò una brutta fine. King Taruma. Ah, vabbè, ragazzi, poco importa. Rientriamo. Ah, e quando rientriamo siamo dei semplici soldati. Vabbè, mi sembra giusto. Altrimenti poi diventa tutto troppo sbilanciato. Guardalo! Chi è che mi ha colpito in lontananza? Porca miseriaccia, dai, riprenditi. Purtroppo sono troppo lontano, mi sa. Guarda questo, stava volando. Vabbè, ovviamente abbiamo il nostro caro Darth Vader che fa giochi di prestigio, mettiamola così. Aspetta, t'ho visto, dove diavolo vai? L'hanno ucciso, adesso tocca a noi. Ma perché non mi conta le uccisioni? Me le rubano tutte, forse. Vediamo un po'. Mi sembrava di notare sulla minimappa, ecco, che c'è qualcuno in lontananza là. Vediamo che sei mio. Preso! Alla testa addirittura. Via, via da qua, via. Mi sento un attimino braccato. Dovrebbe esserci qualcuno, ecco, sulla sinistra lì. Sono stati già tutti uccisi. Però ho l'impressione che ci siano altri eroi. Eccolo qua, mamma mia, con bonus colpo alla testa. Anche questo eliminato. E poi... No, raga, stavo per uccidere anche Maculinea. Ma che diavolo di nome è questo? Vabbè, poco importa. Questo round sta durando un bordello di tempo. E gli eroi sono stati sconfitti. Ragazzi, abbiamo vinto questo round. Andiamo. Ragazzi, purtroppo fino ad ora non sono mai stato Darth Vader. Cioè, ragazzi, perché non mi fanno provare ste cose? Spostati però, fammi andare avanti. Eccolo lì, guardalo come corre lui. Che fa le giravolte. Perché si muove a mo' di ballerina? Cioè, perché ste cose? Vabbè, so che sono mosse da Jedi, quindi vuole fare il tipo figo. Però, porca miseria, non fai meglio a dare due spadate e finisce lì invece di fare tutte queste giravolte. Allora, messo R1, così utilizziamo un'arma un attimino più prestante. Aspetta che t'ho visto. Vediamo, beccato. Sì, raga, l'ho ucciso con due colpi. Allora, vedo, non avete idea di quanta roba strana io stia vedendo là. Allora, l'eroe è quasi a terra. Perché ci sono? No, ha messo la barriera. Quanto li odio quando mettono ste barriere del cavolo. Potrei provare ad entrare all'interno della barriera? Sì che ci provo. E forse, ragazzi, questo mi porta da qualche parte. Probabilmente no, invece. Volbug Pro Pope. Ma che cavolo di nomi hanno questi? No, malvagi sconfitti. Quindi, ragazzi, da come state notando, andiamo avanti di pari passo. Tutti hanno sempre gli stessi round. Cioè 4 contro 4, 3 contro 3. Il prossimo round lo giochiamo come Boba Fett. Quindi, ragazzi, abbiamo un'arma. Oh, porca miseria. Che figo, no? Pensavo di poter salire lassù. Ma avete visto, ragazzi, che cosa assurda? Avevo questo jetpack incredibile. Come cavolo l'ho chiamato? Non lo so. Comunque, utilizziamo anche un po' tutte le altre armi che abbiamo a nostra disposizione. Ecco, ho lanciato il razzo inutilmente. Allora, L2. Posso sparare normalmente. E mamma mia, ragazzi, la potenza di fuoco. Guardate qua. È una cosa incredibile. Allora, vediamo un po' se posso andare da lui. Eccolo qui, ma ciao mio caro amico. Vediamo un po', questo ucciso. Allontaniamoci un po' perché purtroppo ho paura di farmi parecchio male. Aspetta, aspetta, aspetta che lo becchiamo. Aspetta che lo becchiamo, vai con R1. Gli ho lanciato anche il razzo. Guarda se si fa uccidere. Sì, eroe ferito. Porca miseriaccia, però non è morto. Non è morto. Allora, eccolo là, ti vedo. Guarda quanta vita bassa, ucciso. Mamma mia, raga, che strage che stiamo combinando. Quando sei un eroe oppure un malvagio, davvero ti senti addosso il potere nel vero senso della parola. Aspetta che t'ho visto a te, dove vai? Ma io, dove vado io? Scendi, scendi, scendi. Mamma mia, raga, mi stanno per uccidere, allontaniamoci. Ma c'è un modo per ricaricarsi la vita? Purtroppo no. Mi ha ucciso Junior Smoking 21. Ah, ragazzi, vediamo un po' il punteggio. 16-9. Oserei dire che non è per nulla male. Abbiamo fatto anche tantissimi punti, considerando soprattutto che è la prima volta che la provo sta modalità. E ad essere sincero la trovo molto molto figa. Vediamo se riesco ad eliminare qualcuno laggiù. Ma quello si mette davanti. Malvagi sconfitti, ragazzi. Vittoria degli eroi. Probabilmente quindi abbiamo perso tutta la partita. E infatti è successo proprio questo. Alla fine poco importa, ragazzi, questa modalità mi è piaciuta un botto. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace. Ricordate di seguirmi su Facebook e Instagram. Vi lascio il link dei miei social in descrizione. Quindi alla prossima, ciao.